Vita 35 anni? Non immaginavi certo una cosa del genere. Immaginavi la tua famiglia, una bella casetta, le gite domenicali, tutte quelle belle cose che ti inculcano fin da bambina. E invece no, tu vuoi fare l'alternativa. E così te ritrovi a 35 anni da sola a gestirti la vita, con tutti che ti dicono che ormai sei vecchia, devi darti da fare. Pronto. Buongiorno signora, sono Mirella di Fattoria Bella Mia che tutte le rughe si porta via. Le posso rubare solo un minuto? Guardi, non è il momento. Ogni momento è buono per prendersi cura del proprio aspetto e del proprio corpo. Mi sta prendendo in giro, forse? Ma non le interesserebbe ricevere a casa sua un trattamento completo? No, guardi! Mesi di creme per la cura? No! Guardi che si tratta del miglior assortimento di sali e fanghi scelti appositamente per lei. Che tipo di pelle ha, signora? Io? Io non ho nessun tipo di pelle! No! Io ho le squame! Sì, le squame! E adesso mi lasci in pace! Non ce la faccio più! Sei stanca, mi hanno detto!
È meglio se ti prendi un periodo di ferie e stai a casa a fare la casalinga. Così ti riposi. Ti riposi? Letti, bucato, pulizie. Per non parlare poi degli imprevisti. Poi organizza la cena con i colleghi, vai a fare la spesa, fai il cambio di stagione. Ma guarda, guarda come sono conciata! E poi c'è sempre qualcosa che si rompe. E adesso mi vengono anche a chiedere che tipo di pelle ho. Buongiorno signora, stiamo promuovendo un corso per computer. No, questo no! E perché scusi? Perché io il computer lo uso tutti i giorni al lavoro. Ma la signora! Senta lei, io sono a casa perché ho bisogno di riposare. Stress da super lavoro, ha detto il dottore. Ma qui è peggio che andare al lavoro. Ero meno stressata quando andavo a lavorare! Ma mi scusi, ma... Ne va, ne va! Adesso un corso di computer è l'ultima cosa di cui ho bisogno! Addio! Che santa pace! Chiamiamo l'idraulico! Che me ne libero definitivamente! Altro numero. Risponde la segreteria telefonica di Carlo Prestante. Ripara tutto. Lasciate nome, cognome, numero di telefono. Risponde la segreteria telefonica di Carlo Prestante. Ripara tutto. Lasciate nome, cognome, numero di telefono e motivo della chiamata. E sarete richiamati quanto prima. Rosa Pinelli, 045 855 17. Rotta lavatrice, allagata tutta casa. Stop! Adesso non mi resta che aspettare. Speriamo solo che non ci metta un'eternità. Pronto? Buongiorno, siamo della Sonde e Questioni. Volevamo sottoporle un test per sapere se è favorevole all'uso del telepass sui carrelli della spesa per evitare le code da cassa del supermercato. Del supermercato? È un nuovo dispositivo.
quantitativo che, applicato sui carrelli, in base al peso della spesa determinata mediante tabelle specifiche, esegue rapidamente un calcolo forfettario che le consente di accelerare le operazioni di cassa debitando tutto sul suo conto corrente. Ferma! Ferma tutto! Non mi interessa! Non mi interessa niente! Sono a casa perché ho bisogno di riposare! E da questa mattina invece il telefono non fa altro che suonare per tutta una serie di motivi inutili. Ho la casa sotto sopra, non riesco a fare niente, mi cola la crema dalla faccia, mi si è rotta la lavatrice e mi ha allagato tutto il bagno e il corridoio. Ma io cosa c'entro, scusi? C'entra che io adesso sto aspettando che mi richiami il tecnico per venire a ripararla. Lei mi deve lasciare la linea libera. Buongiorno! Interessata ad una dimostrazione a domicilio dei nostri prodotti importati direttamente dall'Iran. Basta, basta! Non mi interessano i corsi, non mi interessano i sondaggi, non mi interessano nemmeno i vostri tappeti, ha capito? Che giornata! Meno male che è arrivato subito. Lei non si immagina neanche in che pasticcio io mi trovi. O forse sì, perché chissà quanti ne vedi ogni giorno di casi come il mio. Sì, beh, effettivamente... Non ce la faccio più. Sono a casa perché ho bisogno di riposare. Ma da questa mattina il telefono non ha fatto altro che suonare. E c'era sempre qualcuno con delle richieste assurde. Mi sembrava di stare nella succursale del telefono amico. Vuole prenotare 7 giorni sul sommergibile Kursk per una crociera sotto la banchisa? No, grazie. Vuole comprare una casetta in Canada? È in offerta? No, grazie. No, grazie. No, grazie. Però, la immaginavo diverso. Prego. Come dire, meno distinto, ecco. Come, scusi? Uno con un lavoro come il suo, che si presenta in giacca, cravatta e valigetta 24 ore, non so, io avevo in mente una tenuta un po' più sportiva, con una di quelle valigette con 100.000 scomparti. D'altra parte, i tempi si evolvono e quindi anche voi... Anche noi? Cosa? Anche voi vi evolvete. Solo che così, più che un tecnico, mi sembra un bancario. Un bancario? Presente quelli che lavorano agli sportelli delle banche? Un bancario. Esatto. E io cosa ho detto? Un bancario. Già. Ma venga, che le mostro la bricconcella. La bricconcella? No, scusi. Ma cosa ha capito? Ah, certo. Dimenticavo che voi avete fama di grandi amatori. Qui, oggi, non
com'è giornata? No, dico, mi ha vista bene? Mi ha vista bene? Le sembro forse attraente? Non saprei. Come sarebbe non saprei? Lo saprà o no se mi trova attraente? È sposato? Prego? Le ho fatto una domanda. È sposato? No. Fidanzato? Forse. Forse. Lo saprà o no se ce l'ha una fidanzata? Non saprei. Può darsi. Può darsi. Dunque? Dunque? Non sarà mica gay? No! A me lo chiedi! No, cioè, no, no, mi piacciono le donne. Alla buon'ora! E dunque, mi trova attraente? Così, su due piedi, direi di no. No, io prima mi riferivo semplicemente alla lavatrice. La lavatrice? Come la chiama lei, quell'elettrodomestico che gira, gira, gira e serve per lavare la biancheria? Lavatrice. Vede che ci capiamo? Lei è straniero per caso? No. Per un attimo ho pensato che non fosse di qui. E non sono di qui. Però non è straniero. Perché? Se fossi straniero cambierebbe qualcosa. Ha qualcosa contro gli stranieri, forse? O contro il mio vestito? O contro uno straniero vestito in questo modo? Signora, io sono venuto qui questa mattina per fare il mio dovere e non per sapere come la può pensare lei sugli stranieri o sugli indigeni. Non mi interessa sapere come la pensa, sono fatti suoi e non mi riguarda. Non serve che si scaldi tanto. Non ce l'ho con nessuno. Era solo per capire. Ma per capire cosa? Per capire come parlare. Se parlare scandendo bene le parole come adesso, o se parlando normalmente ci si capisce lo stesso. Io la capisco benissimo. Per un attimo ho avuto qualche dubbio. Ma se ci capiamo benissimo, perché continuiamo a parlare così? Ha ragione, ha ragione. Venga, che le mostro la lavatrice. Signora, io devo dirle una cosa. Cosa c'è? Un attimo, per favore. Ma signora! Aiuto, ma aiutami! Chiudi, chiudi subito! Ma cosa succede? Io e Marco abbiamo litigato di nuovo, ma questa volta è proprio infuriato. Tu e Marco avete litigato? Sì, ma questa volta è proprio infuriato, davvero, non puoi immaginare. Senti, non è una novità col carattere che si ritrova, ma è il motivo? Il motivo è sempre il solito. La gelosia assurda di Marco. Sai quanto è possessivo, no? Se indosso qualcosa di vistoso, dice che mi metto troppo in mostra. Se qualcuno per strada mi saluta e io ricambio, dice che do troppa confidenza. Se mi metto un filo di trucco o se rientro in casa con 5 minuti di ritardo, mi fa l'interrogatorio e poi una scenata di quelle che nemmeno ti immagini. Guarda, sei fortunata tu che sei single. Capirai che fortuna! Ma nel tuo caso è proprio una fortuna. Non hai nessuno che ti faccia osservazioni per questo, per quello. Certo che se magari curassi un tantino di più il tuo aspetto,
Che cosa mi aspetto che non va? Ma io non mi farei mai vedere in giro conciata così. Ma sono in casa mia! Sì, sei in casa tua. Ma lui chi è? Ah, è il tecnico della lavatrice. E tu lo ricevi così? Ma come dovrei riceverlo? Ah, e poi ti lamenti che sei ancora zitella. Si vede che hai un sacco di cose da imparare. E vorresti insegnarmele tu? Mi scusi, lei ci uscirebbe con una donna conciata così? Cosa devo dire? Ci uscirebbe oppure no? Ma ci cosa c'è? Anche tu quando Marco non ti vede ti conci così, e allora? Appunto, quando non mi vede. Senti, io stamattina ho affrontato un disastro dietro l'altro. Non ho certo avuto il tempo di guardarmi allo specchio e di mettermi in gingheri, io. Vabbè, che cos'ha la lavatrice? Si è rotta. E lui è il tecnico. Sì? No. Sì o no? Ma certo che il tecnico l'ho chiamato io. Vestito così. Ma cosa? È il mio vestito che non va. Ma io, vedendolo così, direi che sembra più un assicuratore. Sì? Un assicuratore? Interessante. Potresti presentarci, però. Ma non lo conosco. Piacere. Sandra Rallo. Bruno Calesse, piacere mio. Scusi, lei non è prestante? Non ho capito la domanda. Ci risiamo. Lei non è prestante? Ma che domande gli fai? Ma si vede benissimo che il signore è prestante! Certo che sono prestante! Che diamine! Ma si è appena detto che si chiama Calesse! Cosa c'entra il cognome? Posso essere prestante anche se mi chiamo Calesse! E poi scusa, a te cosa importa? Ma io ho chiamato un tecnico prestante! Oh, ma mica deve sollevarla di peso la lavatrice! E poi, comunque, se deve portarla via, può sempre caricarla sull'ascensore. A meno che tu non abbia altre intenzioni. Ma che intenzioni vuoi che abbia conciata così? Allora lo ammetti che sei uno schifo, eh? Dai, lasciamo perdere. E si vede che lei sarà un suo socio. In verità io... Io potrei versarmi qualcosa di forte? Sì, serviti pure, sai dove tengo gli alcolici. Mi scusi un momento. Senta lei, mi fa compagnia? No, grazie, quando sono in servizio non bevo mai, grazie. Ligio al dovere. Non le sembra un po' troppo per un tecnico riparatore? Veramente io... Non mi dica... È un amichetto di Rosa, l'ho capito subito, sa? No, non è così. Come no? Ma... Cin cin! Rosa, apri! So che Sandra è lì! Apri subito o sfondo la porta! Marco, è qui! Non voglio che mi trovi, non adesso! Ma si può sapere cosa hai combinato? Ora non posso, dimmi dove posso nascondermi, ti prego. Dai, vai in camera mia. Sì. E come mai ci hai messo tanto? Ero di là con il tecnico della lavatrice. Chi? Lui! Il tecnico della lavatrice! Lui? Il tecnico della lavatrice? E tu lo ricevi conciata in questo modo? Uffa! È stata un'emergenza! Ah! E lui è il tecnico? Vestito così! Ma cos'è il mio vestito? Se posso permettermi, a prima vista sembra un piazzista. Un piazzista? Perché? La cravatta, forse. Ma cos'ha la mia cravatta? Marco, per favore, dimmi cosa vuoi. E poi, vattene, per
E noi abbiamo da fare, Da fare? Ecco. Ah, ho capito io! Certamente avete da fare, tu e il tecnico, E posso anche immaginarmi che cosa abbiate da fare voi due. Certo. Ma bravi voi, bravi, Che entrate nelle case quando i mariti non ci sono, E fate i cascavorti con le donne sole, che magari non disdegnano, e voi ne approfittate, Lo so io cosa farei a quelli come voi. Ma guardi che non è il mio caso. E poi scusami, ma tu cosa ne sai? Ne so quanto basta. E comunque, la colpa è anche di voi donne. Cosa vuoi dire con voi donne? Sì, certo, voi donne, che non vi lasciate scappare nessuna occasione, che sia il lattaio, l'idraulico, un tecnico qualsiasi. E poi vi lamentate che nessuno vi vuole, Piuttosto che uno come te. Scusi, scusi, ma io non sono un tecnico qualsiasi. No, no, non occorre che si giustifichi o faccia tante precisazioni. Ho capito benissimo io. No, guardi che si sbaglia. No, non mi sbaglio. È così e basta. E non cercate di farmi cambiare idea, Dato che vi ho colto con le mani nel sacco. O meglio dire, nella lavatrice. Certo che anche tu, se volevi cercarti una scusa, potevi cercarti una scusa un po' più originale che quella della lavatrice, Se volevi avere una relazione segreta, Non so. E come sarebbe a dire piuttosto che uno come te? No, ma cosa credi? Che da un momento all'altro arrivi il principe azzurro, E ti porti nel suo castello fatato su di un cavallo bianco, Ma ti sei guardata bene? E lei? Lei? No. Ma non mi dica che una donna così la eccita? O forse sì? È proprio vero che Dio li fa e poi li accoppia. E in fondo, de gustibus non disputandum. Disputandum, ecco. Semmai. Ma io in tutto questo cosa c'entro? Tu, con il tuo carattere, faresti impazzire una santa. Ah, così io farei impazzire una santa? Sì, tu. Perché sei rozzo, possessivo, maschilista e cafone. Ma sentila! Sentila la donna che non riesce a far durare una relazione, dico una, per più di 2 settimane. Te lo sei mai chiesta il perché? Stronzo. Ma stai zitta, tu parli solo perché sei abituata a tenere in allenamento la lingua. Non sai nemmeno quello che dici. Ma si può sapere cosa vuoi? Dov'è lei? Ma lei chi? Mia moglie. Sandra! Allora io non sono né bigamo né tantomeno musulmano, quindi di moglie ne ho una sola. Che basta e avanza. Sì, Sandra, e tu mi devi dire dov'è. Ah, ma io oggi non l'ho vista. È impossibile, non può essere andata da nessun'altra parte, dato che le ho sequestrato le chiavi della macchina. E la signora non è abituata a fare molta strada a piedi, a meno che non ci siano un centinaio di vetrine da guardare. Ma in questo quartiere non ce n'è nemmeno una. E poi, dove vuoi che sia andata con le scarpette e con i tacchi? Ho guardato giù dal palazzo e non è uscita. Tu sei la sua migliore amica, ma sarà sicuramente venuta qui a chiedere sostegno e asilo e magari a organizzare anche un complotto alle mie spalle. Ma cosa stai dicendo? Dico quello che mi pare, perché ne sono in diritto. Eh no, bello mio, eh no!
Nessuno ti dà il diritto di venire in casa mia a trattarmi in questo modo! Ma dove vai? Voglio vedere dove si è nascosta! Ma chi? E dagli un'altra volta! Sandra! Chi se no? Ma ti ho detto che qui non c'è! Ma io voglio vedere di persona! Non ti fidi? No! Grazie a buon rendere! Sandra! Ma dove sei? Sandra! Dai, esci, sono sicuro! Ma non andare di là! Ma là non c'è nessuno! Ed è pure tutto bagnato per terra! Ma ti ho detto che mi si è rotta la lavatrice e mi ha allagato dappertutto! Vabbè, ma dovresti fargli causa, no? A chi? Ma come a chi? Ai costruttori di elettrodomestici, no? Quelli sono tutti uguali! Finita la garanzia, zac! Puntualmente si rompe un pezzo! Piccolo, fragile, delicato ma di fondamentale importanza, no? Devi sapere che a me è successa la stessa cosa con il ferro da stiro, la lavastoviglie, il frigorifero. Finita la garanzia, trac, non funziona più niente. E i pezzi di ricambio, ma quelli costano quasi quanto l'elettrodomestico? Dovresti fargli causa. Sì, fargli causa, dico io. Certo, è il tuo stile, eh? No, ma la ripara lui? Perché? Credi che non ne sia capace? Oh, non lo metto certo in dubbio. Allora, se qui è finito, la strada la conosci, dai, ciao. Ah, allora io vado, eh. Sì. Però, se vedi Sandra, dille che la sto cercando, ok? Sì. Ma a proposito, ma perché se n'è andata? Non lo so, cose sue. Non è che te per caso l'hai fatto qualcosa? Io? Ma lei piuttosto, quella stronza! Cosa potrei averle fatto io? Già, perché tu sei un angelo caduto dal cielo! Vabbè, non ho detto questo! Ah, ecco! Però questa volta lei l'ha combinata proprio grossa, eh! Immagino! Avrà esagerato col fard! E tu, come al solito, hai reagito perdendo le staffe! Non ti rispondo neanche, guarda. Certo, perché non sai come difenderti. Dovresti arrampicarti sugli specchi come fanno le mosche. No, io non mi arrampico sugli specchi, perché io non ho fatto nulla di male. Se non sei stato tu, magari è stato qualcun altro. No. Che diavolo stai insinuando? Nulla. Io non insinuo nulla. Però, che so? Che sai? Niente! E allora se non sai niente stai zitta! Una buona volta con quella linguaccia! Diamine! Comunque se proprio lo vuoi sapere è una questione privata tra me e mia moglie, eh? E non riguarda né te né tantomeno il tuo amico qui presente. Non è mio amico! È quello che è! Allora, se vedi Sandra... Hai capito? Sì, ho capito. E dico che la stai cercando. Ecco, brava. Oppure chiamami, eh. Io intanto vado a fare il giro per gli altri piani, eh. Bravo, dai. A proposito, se tu fossi veramente sua amica come sostieni, beh, te ne preoccuperesti anche tu. Io mi preoccuperei se sapessi che tu l'hai trovata. Faccio finta di non aver sentito. Bravo. Sì. Allora hai capito. Sì, se la vedo le dico che la stai cercando. Sta fresco. Che belli amici che ha. Già. Ma Sandra? Sandra? Cucù. Ma questa volta era davvero arrabbiato. Ho avuto proprio paura che ti scoprisse. Ma si
si può sapere cosa hai combinato? Nulla. Mi sono nascosta sotto il letto. E ti sei ubriacata? Ho bevuto un po', così per farmi coraggio. E poi dicono che la vita delle casalinghe è monotona e riposante. Scusi. Questo è nuovo. È ancora in garanzia. Se e quando avrò bisogno di ripararlo, sicuramente la manderò a chiamare. Però per adesso, se non le dispiace, vediamo la lavatrice. Signora, io però devo dirle una cosa. Senta, anch'io devo dirle una cosa. Ma mi dica un po', ma è vero che voi siete tutti dei grandi mammaioli? Perché lo sa, vero, che cosa si dice sul vostro conto? Ma quale conto? Ma se sono quello degli idraulici! Ma io non sono l'idraulico! Sandra, per favore, lascia stare il signore che altrimenti non finisce più il lavoro! Ma, scusa, è tuo? Sei ubriaca! Ma io non lo mangio mica! E poi sarà capace di difendersi, se vuole, è capace di difendersi o no? O non avrà per caso paura di me? No, sono capace di difendermi. Visto? Io volevo solo sapere se anche il signore ha delle qualità nascoste, perché io ho conosciuto un idraulico che... Oddio! Signora! Signora! Mancava signora! Solo signora! Ci spieghi! Mi aiuto a metterlo sul divano! Signora! Signora! Mio Dio! Signora! Signora, si svegli, signora! Forse è meglio che vada a fare del caffè! Al cinema di solito funziona! Forse, ma... Signora, non devo dire una cosa! Senta! Capisco che non possa fermarsi tutta la mattinata, ma vede bene che pasticcio mi trovo! Adesso vado a fare il caffè, così poi gliene offro un po'! No, il caffè mi rende nervoso! Signora! Oh mio Dio! E dire che non ho voluto studiare medicina proprio per queste cose mi impressionano! Signora! Mi tremano le gambe, mi manca il respiro! E poi, quando vedo il sangue, poi non ne parliamo! Io che pensavo di avere a che fare solo con i libri, le tabelle, i calcoli! Aveva ragione mio padre, che questo è un lavoro duro, pieno di imprevisti! Mannaggia la sfortuna! Signora, si riprenda, signora, prego! Signora, che miseria! Ecco. Oddio, forse è meglio chiamare anche il dottore! Signora, mi ascolti un attimo! Signora! La tenga su! Sì. La tenga su! Pronto, dottoressa Vincenti, buongiorno, mi dica? Dottoressa, sono Rosa Pinelli! Ho un problema! Oh, buongiorno, signora! Senta, mi può chiamare tra un quarto d'ora, perché sono momentaneamente occupata. Non posso! È un'urgenza! Se allora è una cosa urgente, chiami un'ambulanza. Non posso! Ma chi c'è adesso? Cosa succede? Dottoressa, stavo urlando alla porta. Ma si sente bene, perché grida alla porta? No, non ce l'ho con la porta. Vado ad aprire lei! Vado qui, ma le sembra il caso? Ma no, dottoressa, lo dicevo a lei, ovviamente! Veda chi c'è!
prima di aprire! Dottoressa, mi raccomando, l'aspetto è urgente! Sì, sì, va bene, va bene! Va bene, arrivederci, grazie! Chi è? È una certa Lina del piano di sotto. Va bene, dai, la faccio entrare. Oddio, il gas! Buongiorno. Meno peggio. Ma è per lei l'avete chiamato un dottore? Sì, signora, adesso arriva. Quindi, se non le dispiace, noi più avremmo da fare. Grazie, arrivederci. Ma un momento! Avete provato a farle bere del cognac? Del cognac? Sì, in certi casi aiuta. Perché il cognac pulisce le arterie e dilata le cellule neuroniche, o giù di lì. Ma lei non può bere alcolici. Perché no? Saturazione! Ecco! Saturazione! Saturazione? Sì, saturazione. Che roba è? È una malattia che non le consente di bere alcolici.
alcolici, ecco, almeno per il momento. Ma normalmente li beve. Ma no, è quasi completamente astemia. Allora la cosa non è grave. Insomma. Ma cosa ne sa lei se non è un medico? Io mi documento. Bravo. E allora mi sa dire perché quando è sera mi gira sempre la testa? Sarà il vuoto! Oh, il buco dello sgorbo! Il buco dello zono. Ecco, ci riusciamo con sto buco dello zono. È diventata la scusa per tutto. Per le righe cadono, per le malattie, per l'ABS, per la fame del mondo. È sempre colpa del buco dello zono. Ma che sarà mai sta cosa qui? Se non si vede, che male può fare? Dico io, che male può fare un buco? E dipende dal buco. Signore, non siate volgari. Ma quale volgare? Senta, signora, noi il medico adesso l'abbiamo chiamato. Quando arriverà, vedrà che lei si sentirà subito meglio. E la manderò a farle fare un saluto. Adesso, però, per il momento, arrivederci. Un momento! Quasi mi fa perdere il filo. Ero salita per dirle una cosa importante. È da un'ora che cerco di telefonarle, ma il telefono è sempre occupato. E lei è salita fin qui per dirmelo. Grazie, ma poteva risparmiarsi la fatica perché l'ho staccato io. L'ha staccato lei? Sì, è una storia lunga, adesso non posso raccontargliela. Ma e se ci fosse un'emergenza, come si fa? Ma come si fa cosa? A contattarla. Ma quale altra emergenza potrebbe ancora esserci? Io, per esempio, volevo telefonarle per dirle che c'è qualcosa che non va in casa sua. Se ne è accorta anche lei! Qui invece è tutto perfettamente sotto controllo. Insomma. Guardavo il soffitto di casa mia. E siccome non ci vedo bene, mi sembrava di vedere una macchia scura. E ho detto, Lina, vuoi vedere che la tua cataratta è peggiorata? Ma lo sa lei che ho fatto la laser terapia? Ho fatto 10 sedute, ma finora non è successo niente. E dire che me l'aveva consigliata quell'oculista tanto bravo, come si chiamava? Orpo, mi signora! Il nome. No, non signora, era un altro. Sfuggito. Comunque, se le dovesse capitare, ci pensi due volte prima di farlo. Grazie, lo terrò presente. Ma cosa c'entra la sua cataratta adesso? C'entra! Signore, io però avrei da fare. Ecco, ha sentito, il signore ha da fare. Un momento importante. Vi stavo dicendo della macchia scura sul soffitto. Mi avvicino per guardare meglio e... Vi ricordate quel film giallo dove lei muore nella vasca da bagno? Nella doccia! Ma no, quello è un altro, è uno famoso, è... Psico! Dove lei muore assassinata nella doccia. E l'assassino è il gestore del motel. No! Così che se volevo vederlo mi ha rovinato il finale. Grazie! Ah, può riguardarlo lo stesso, Io l'avrò visto almeno... 7 volte. Però se devo essere sincera, dalla prima volta che l'ho visto non ho più fatto la doccia. Addirittura? Certo! Basta! Se ne va! Tornerà un'altra volta a raccontarci tutti i film che ha visto! Ma non si scaldi che le sale la pressione! Ce l'ho già! Altissima! E se non se ne va subito, mi scoppierà la testa! Mi lasci finire, è importante! No, basta, fuori! La lasci finire! Però poi se ne va, Com'è comprensivo lei, si vede proprio che è una brava persona. E finisca. Allora, vi stavo dicendo,
Lei muore assassinata nella vasca da bagno, con l'acqua del rubinetto aperta. Si allaga tutto l'appartamento, il telefono continua a suonare occupato e... dal soffitto si vede una macchia scura, proprio come quella che vedo io nel mio appartamento. Allora ho pensato che qui doveva essere successo qualcosa. Ma cosa glielo fa pensare, scusi? Per l'acqua. Ma quale acqua? Quella che piove dal soffitto di casa mia. Le piove acqua dal soffitto? Ma perché non me l'ha detto subito? Me ne sono dimenticata quando ho visto la signora. Va bene, guardi che comunque adesso il rubinetto l'ho chiuso, quindi non dovrebbe più gocciolare. Allora qui non è successo nessun delitto. Cosa glielo fa pensare, scusi? Nulla. A parte lei, vedo che state tutti bene. Peccato. Non si riprende. Insista! Come sarebbe peccato? Sapesse le mie amiche che invidia quando avrei detto loro di essere stata testimone di un delitto, di un omicidio magari. Eh già, un vero peccato. Già. Sarai apparsa nelle televisioni e in tutti i telegiornali. Signori, stiamo per intervistare la signora Lina Pesavento. Proprio così avrebbero detto e tutti avrebbero sentito. Stiamo per intervistare la signora Lina Pesavento, testimone questa mattina dell'orribile omicidio avvenuto in un vecchio palazzo della periferia. E le mie amiche sarebbero diventate verdi dall'invidia. Che soddisfazione. Però, niente delitto, niente intervista. Peccato, peccato. Un vero peccato. Ma se non è morto nessuno nella vasca da bagno, cos'è successo? Mi si è rotta la lavatrice. Ah, era vecchia. Chi? Cosa? Come? Non chi come, ma cosa? Senta, signora, non abbiamo tempo per i giochi di parole adesso. Le ho chiesto se era vecchia, riferendomi alla lavatrice. Quindi, cosa? E no, non era vecchia. È solo scaduta la garanzia. Accidenti, succede sempre così. A me quando scade la garanzia mi si rompono le lampadine al nero, la radio, il forno, il tostafame. Una vera epidemia. Veramente, sa, veramente. Ma Rosa, forse sarebbe il caso che chiamasse qualcuno, eh? Ma io l'ho chiamato qualcuno. Il signore è qui per questo. No, un momento, lasciate che vi spieghi. Ma lui non è un medico? No, è il tecnico. Il tecnico? Sì. È venuto per la lavatrice. Ma vestito così? No, non ricominciamo col vestito. Avete chiamato un dottore per lei? Sì, adesso arriva. Forse sarebbe meglio stenderla su un letto, starebbe più comoda. Forse questo ha ragione. Ma scusi, lei ha detto che è un idraulico. No, non sono un idraulico. È una specie. Peccato, perché se era l'idraulico, gli avrei detto di passare da casa mia, perché avrei un rubinetto da sistemare. Signora, prima c'è la mia lavatrice. Adesso però, se mi aiuta, la portiamo di là. Però... però se ha perso i sensi, potrebbe essere incinta. Non sarebbe la prima né l'ultima volta. Capitava sempre anche alla figlia della signora Carletti, quella del primo piano, che ha quelle tende brutte, ma talmente brutte che...
perché sono un pugno in un occhio. Forse sarebbe meglio metterle un cuscino sotto le gambe. Ah, e l'avete preso il polso? Ricordami di fare causa ai costruttori di queste finestre. Non ho mai visto io delle finestre così pericolose. Perdono schegge. Pericolosissime per gli adulti e i bambini. E per gli adulti i bambini. Fammi vedere, dai. Ma sono. Perché è entrato dalla finestra? Non poteva suonare. Già, perché stavi tentando di entrare dalla finestra? Non tentavo di entrare, spiavo soltanto. Col cacciavite in mano? Non ti sembra adesso di esagerare un po' troppo con la tua assurda gelosia? Dove la nascondi? Ma chi? Ma di chi stanno parlando? Non ne ho la più pallida idea. Sono certo che è qui. Senti, Marco. Tu stesso l'hai cercata ovunque e non l'hai trovata. E io non ti credo. Capirai. Ma si è fatto tanto male? Insomma. No, perché se è rimasta una scheggia potrebbe fargli male. Lo dicono sempre anche in televisione che bisogna toglierla subito. Perché oltre a fare l'infezione potrebbe prendere il tetano e andarle in cancrena la mano. Ma chi è? Chi è questa iettatrice? Ecco, sono Lina Pesavento, la sua vicina del piano di sotto. Rosa, toglimi per favore questa scheggia, eh? Non voglio che mi vada in cancrena la mano. E te lo meriteresti proprio, eh? Dai, Rosa. Rosuccia, Rosetta, Rosina! Non chiamarmi Rosina! Oddio, sento già che mi si sta addormentando tutta la mano! Ma tu non eri tanto preoccupato di ritrovare Sandra? Mettiamo da parte il rancore, eh? Mettiamoci una pietra sopra! Una pietra? So io dove te la metterei la pietra. Attorno al collo. E poi ti butterei giù dal ponte di Paderno. Non sarebbe tanto igienico, eh? No. Ha ragione. Potrei essere multata per aver gettato spazzatura nell'Adda. Per favore, Rosa, toglimi la scheggia dalla mano. Poi però, per oggi, non ti fai più rivedere? Promesso. Va bene, allora dai, siediti lì, che vado a prendere la pinzetta e un ago. Grazie. Che male. Per favore, lei, accompagni la signora. Signora, prego, da questa parte. Ah, scusi, lei non è il signor Valle? Sì, perché? Ha visto mia moglie per caso. Ma che combinazione! Signora lì! Che non torna a casa sua a guardare la televisione? Sono sicura che a quest'ora trasmettono certamente un programma interessantissimo adatto a lei. Non è necessario.
Ho un nuovo videoregistratore che mi ha regalato mio nipote e che può registrare fino a 8 programmi, tutti diversi. Addirittura? Sì, certo. Così io posso stare in giro tutta la giornata. E la sera quando torno mi riguardo comodamente tutti i programmi preferiti. E senza perdere una sola puntata. Ho anche la tecnologia contro di me oggi. Per favore, mi liberi da questa impicciola. Ma si può sapere dove vi eravate cacciati? Eravamo di là. Ma perché non ha ancora finito la riparazione? No. Lui però, lui non è un idraulico. È quello che ho sempre sospettato. No, no, lui è un tecnico. Ma lasciatemi spiegare. E smettetela! Perché pare che questa mattina vi siete messi tutti d'accordo? No. E voi eravate di là e la sua valigetta è rimasta qua? No. Non vi pare un po' strano? E allora? Come poteva riparare la lavatrice se ha lasciato qua gli attrezzi? O forse ho interrotto qualcosa? Bye! La lavatrice! La lavatrice si è rotta! Ho la casa piena di gente che non si fa i fatti suoi! Il bagno, il corridoio, tutto allagato! Eppure il mio soffitto! Eppure il suo soffitto! E cosa c'entra il suo soffitto? Le piove acqua dal soffitto! Addirittura? Questa scena però mi ricorda un vecchio film dove il rapinatore entrava proprio dalla porta che dà sul terrazzo. Pieno giorno, Prendeva in ostaggio tutti quanti e chiedeva un ingente riscatto, compreso un volo aereo per le Maldive. Basta! Fuori! Se ne vada! Fuori tutti! Via! Via! Fuori! Vado, vado! Arrangiati! La passione! Fuori! Ma come mai hai la spina del telefono staccata? Perché ero stufa di sentirlo suonare per niente! E comunque, non sono fatti tuoi! Via! Ma la mia mano! Arrangiati! Fuori! Questa scena però mi ricordo l'altra! Fuori! Signora, è da quando sono entrato in questa casa che tento di dirglielo. Cosa? Ancora? No! 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 Ma chi può essere ancora? Signora, non apro, la prego! Ma hanno suonato! Aspetti! Ma cosa fa? Non apro la porta, per Dio! Si tiri su che non è il caso! Mi ascolti, per piacere, non apra! Ma potrebbe essere la dottoressa! Una lente? Aspetti, aspetti che l'aiuto! Ho un fiuto particolare per le lenti io! Qui? Qui? Non la vedo! Vabbè, dai, cerchiamo! No, no, ma dico! Ma vi siete impazziti tutti quanti? L'ha vista? Non l'ha vista! Bisogna fare molta attenzione, sa? Perché si potrebbe pestarla! E poi sono guai, Pensi che io ho una delle mie tante amiche che ha il vizio di appoggiare le lenti dove capita. E poi o le perde o le dimentica o le cadono, come è successo a lei. Una vera rottura. Sì. Ma ascolti me, ma non ci siamo già incontrati da qualche parte?
non penso. Lei non lavora in quel magazzino dietro al Billa? No. Dietro al Gran Mercato? No. Davanti all'LD? No. Davanti alla Lidl? No. Sì? Ma è sicuro? Perché... è proprio sicuro? Vuole che non lo sappia? No, no. Non lavora in quel magazzino. Sì. No, ma scusate, mi state a sentire, sì o no? Eccola! Trovata! Oh, bravo! Complimenti! Sì. Complimenti, bravo! Senta, ma lei chi è? E soprattutto, cos'è venuto a fare qui oggi a casa mia? Sono il tecnico per la lavatrice. Sbaglio o questa mattina mi ha chiamato lei tutta agitata? Pronto, sono Rosa Binelli 74777. Stop, lavatrice rotta, stop. O ha già riparato il guasto? No. Ma... No, ma è da 2 ore che io tento di telefonarle. Ma il telefono è sempre occupato. E allora ho pensato fosse successo qualcosa di grave. Mi sono rivolto all'azienda dei telefoni, che gentilmente mi ha dato il suo indirizzo. Appena ho potuto, eccomi qua. Ecco, sì. Ma se lei è il tecnico... Già. Lei chi è? Ah, non è suo marito? No. Pota. Per un momento ho pensato che lo fosse. Perché? Vabbè, sa, vestito così... Ancora col vestito! Non cambiamo argomento! Ma lei chi è? Ripeto, è da quando sono entrato questa mattina in questa casa che tento di dirglielo. E lo dica allora! Lo dica allora! Lo dica allora! Come se fosse semplice! Da quando sono entrato questa mattina in questa casa mi sembra di aver messo piede in un manicomio. Lo dica allora. Io tento di dirlo, ma poi suona il telefono. Drin, signora, vuole comprare qualcosa? No, grazie, guardi, è rotta la lavatrice, gliela faccio vedere. Lo dica allora, ma poi suonano alla porta. Drin, dron, entra la sua amica rincorsa dal marito. E poi ancora, lo dica allora, io tento di spiegarlo, ma poi entra il vicino che non apprezza la mia cravatta. E lo dica allora, sì, io glielo voglio dire, ma cosa gli ho fatto io a questo signore? Ma poi, ancora, la sua amica mi svina addosso. E poi sono ancora alla porta, drin, dron, entra la sua vicina, vecchia, rimbambita, cinefila. E la sua amica mi sviene da tutte le parti. E dottore sì, dottore no, oddio, c'è un uomo alla finestra. Ma la lavatrice è rotta, arriva il tecnico. Basta, basta, basta. Adesso glielo dico. Questo qua non si sente tanto bene, eh? Ha chiamato un dottore? Sì, sì, l'ho già chiamato. Ah, ecco. Ma insomma, ma lei chi è? No, beh, vestito così. Cosa? Cosa? Avanti, lo dico. Un assicuratore. Già detto. Un piazzista. Sì. Detto pure questo. Un medico corrotto? Ma andiamo un po' di fantasia. Mi dispiace, arriva tardi. Come vede, le opportunità sono finite. Avanti, lo dica, lo dica. Sì. Perché mi ha tanta posta? Potrebbe essere un maniaco! Un maniaco! Sì, un maniaco! E bravo il nostro tecnico! Ha vinto il mongolino d'oro! Piano, piano con le offese, eh!
Comincio a sospettarlo anche io! In effetti, è apparso all'improvviso, senza dare alcuna spiegazione, lasciando che montasse tutto un equivoco. Aspettando magari il momento in cui rimanessi da sola con lui. Anche prima ha cercato di circuirmi. Io? Io? Si è o non è inginocchiato ai miei piedi? Ci risiamo con i monosillabi. Lei come lo definirebbe uno che appare così all'improvviso in casa della gente? Che si spaccia per tutta la mattina per un'altra persona, che si esprime a monosillabi e poi così all'improvviso si mette a dare in escandescenze. Lei come lo definirebbe? Io chiamo la polizia. Brava. La polizia! Certo! Chiami la polizia! Così vi denuncerò per sequestro di pubblico ufficiale e vi farò causa, come dice il vostro vicino possessivo. Vi farò causa. Ha detto pubblico ufficiale? Ma si può sapere lei cosa è venuto a fare qui oggi? Io sono un ufficiale giudiziario, io, e sono venuto fin qui questa mattina per eseguire un pignoramento, io, per una fattura che non è stata pagata, sempre io! E pensare che in ufficio mi avevano parlato di pochi secondi, diavolo, una formalità! Un pignoramento? Certo! Per una fattura che non era stata pagata! Eccola! Ecco l'atto giudiziario! Prego, verifichi i controlli! Faccia vedere! Era meglio il maniaco! Mi faccia vedere la ricevuta allora, così me ne potrò andare finalmente da questa gabbia di matti. Dunque mi faccia pensare. Ecco, nel frattempo signora, se mi mostra dov'è la lavatrice io toglierei il disturbo. Sì, certo, guardi, è di là. Di là? Sì, bagno. Modo. Cos'è il mio vestito che non va? Nulla! Allora, mi vuoi rispondere? A cosa? A cosa ti riferivi prima quando mi hai chiesto se l'ho fatto apposta? No, no, a nulla. Piuttosto dimmi qual è il problema. Non cambiare discorso. A cosa ti riferivi prima quando mi hai chiesto se l'ho fatto apposta? No, a nulla. Sai, si vede che ho ancora la testa un po' confusa da prima. Eh no, bella mia, no! Tu adesso mi racconti tutto! Altrimenti io chiamo tuo marito. No, 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 va bene. Ti racconto tutto. La verità? La verità. Beh. Lei cosa vuole, scusi?
No, visto che le ho prestato assistenza per tutta la mattina, mi sento in diritto di poter ascoltare. Già, che carino. Pensare che io non l'ho nemmeno ringraziata. Sandra! Oh, mamma mia, Rosa, come sei nervosa. Hai dato una calmata. Io? Sono calma. Sono calmissima. Ti sembro forse agitata? Le sembro forse agitata? Certo che sono agitata! Dimmi tu che motivo avrei per stare tranquilla! Questa mattina qui è successo di tutto! Tu hai avuto una brillantissima idea di ubriacarti e di cadere addormentata, mentre qui si scatenava il finimondo! Ah! Tuo marito tentava di entrare dalla finestra conficcandosi una scheggia in una mano! Marco era qui? Certo! E mi ha vista? No! Perché ti abbiamo portata di peso in camera mia! Ah, ecco come ho fatto ad arrivarci! In effetti, non mi ricordavo di esserci andata da sola! No, che non ci sei andata da sola! Ti abbiamo portato io e lui! E adesso, per favore, mi dici cosa succede tra te e Marco. E va bene, te lo dico. La verità? La verità? La verità è... lui. Lui chi? Lui! No, non ho capito, scusa, puoi spiegarmi? Ho avuto una relazione con lui. No, vuoi spiegarti meglio? Ah, più chiaro e sintetico di così? La verità è che ho avuto una relazione con lui. Con lui? Sì, con lui. Ho avuto una relazione con un idraulico e si dà il caso che sia la stessa persona che hai chiamato tu per la lavatrice. E gli altri non rispondevano mai? Lo so che... Cosa vuoi che ti dica? Anche a me è successa la stessa cosa con lo scarico del lavandino. Lui è stato l'unico che ha risposto alla mia chiamata. È lui? Sì, lui. Va bene, ascoltami, l'hai chiamato per lo scarico del lavandino. Ma da qui a imbastire una relazione? È stato così carino, gentile... E bravo anche, molto bravo. Sì, non lo metto in dubbio. Questa però... Ma Marco lo sa? Gliel'ho detto oggi. Per questo ha cominciato a dare in escandescenza. Ma Rosa, te lo giuro, guarda, è stata solo una scappatella, niente di più. L'hai visto anche tu, no, poco fa, quando ci siamo incrociati? Lui ha fatto finta di non riconoscermi. Già, sono stata solo una delle tante. E il gioco è finito. Ecco perché quelle come me rimangono sempre single. Finché ci sono in giro quelle come te, che anche se sono sistemate non si accontentano. Ma su, Rosa, dai, cosa ti prende? Guarda, io ti ho dato anche asilo. Io, credendoti la vittima, ho preso le tue difese con tuo marito. Ma questa volta hai ragione di essere in collera. Tu sei una? Una? Avanti, Dio. Donnaccia. Caspita. Zitto lei. Senti, offendimi. Sfogati pure quanto vuoi se questo può servire a farti stare meglio. È stato solo un momento di debolezza, niente di più. Questa volta tuo marito ha ragione di essere arrabbiato. Ma io ci ho provato a spiegargli tutto, veramente, ci ho provato. Però lo sai lui come si inalbera quando è infuriato anche per delle sciocchezze. Se lei le chiama sciocchezze. Senta lei, se vuole ascoltare va bene, ma nessuno ha chiesto il suo parere. E allora, trovatemi questa ricevuta e io me ne potrò andare, altrimenti
faccio un elenco dei beni vendibili di questo appartamento e metto tutto all'asta. Facile, no? Calmino, Calmino! Non è il caso che se la prenda tanto! Se tutti i miei casi fossero come il suo, impazzirei in meno di una settimana! Ma io questa fattura l'ho pagata! Solo che non mi ricordo dove me l'ho ricevuta! E cosa racconto io in ufficio? Ma che ne so, io... Torni domani! Cosa? Tornare qui domani io alla stessa ora? Non se ne parla proprio! Quando esco di qui, non metterò mai più piede qua dentro! È chiaro? Ma... non si potrebbe... soprassedere? Ma cosa fa? Tenta di corrompermi! Ha sentito cosa ha detto la vecchia prima? Tutti sono corrotti e corruttibili! Dunque? Ma dunque un corno! Trovatemi questa ricevuta, altrimenti faccio mettere tutto all'asta! Io sono una persona seria! Non mi presto questi giochetti! Senta un po', ma nemmeno con tutte e due? Ma Sandra ancora! Ma scusa, era per una buona causa, volevo solo darti una mano! Ah! Ma basta! Giù le mani! Senta, lei è proprio un ingrato! Posso aiutarti a cercare almeno questa ricevuta? Dai, va bene, io vado di là. Ok. Svelte, svelte! Che ho perso tutta la mattina qua dentro! Sono rimasto indietro nel mio lavoro! Calmino, Calmino! Che adesso la troviamo! Mi sembra di essere stato fin troppo calmo! Vi do 10 minuti! E poi completerò la mia lista! La lista? Faccio vedere! Faccio vedere la lista! Giù le mani dalla lista! Avrò il diritto di sapere cosa mi vuole portar via, o no? Ho fatto un elenco dei beni vendibili della casa e provvederò a mettere tutto all'asta se non mi fa vedere la ricevuta! Farabutto! Piano coi paroloni! Io sto facendo bene il mio lavoro! Pugnalandomi alle spalle, però! Io non sto pugnalando proprio nessuno! Sto facendo il mio lavoro! Sì, come i commercianti d'armi! Brava! Ma cosa c'entrano i commercianti d'armi? Anche i commercianti d'armi fanno il loro lavoro! E hanno sempre la coscienza pulita! Sì, e anche lui scommetto che ce l'ha pulita, Già! Brava. Perché non la usa, vero? La mia coscienza è pulitissima! Sbaglio o lei è in torto? Ma io questa fattura l'ho pagata! Me lo dimostri! Va bene, va bene! E così? La cerco! Me ne andrò finalmente da questo posto! Sorvolando sul vostro tentativo maldestro di corruzione! Non disturbatevi! Vado io! Dove va? Aspetti! Non apra! Ma perché? E se fosse Marco? Senti, Sandra, questa storia va chiarita. Poi, guarda, questo è un terreno neutrale. E per di più, abbiamo anche un inflessibile rappresentante della legge, che è pronto ad intervenire con la sua penna sfera. No, guardi che io sono contro le armi. Pure.
Un pacifista che si nasconde dietro i codicilli. Che schifo! No, poco fa non le facevo così schifo. Era per una buona causa. Io sono disposta a sacrificarmi per un'amica. Grazie, cara. Dovere. Ogni lasciata è persa, caro mio. Tutto questo è disgustoso. Beh, forse avete ragione voi, dai. È il caso che io me la veda da sola. Forse è meglio che apra. Ma se fosse suo marito? Eh beh, devo affrontare la questione. Su, apra. E si tolga di mezzo! Ah! Lo sapevo che eri qui! E tu? Partigiana e bugiarda che non sei altro! Mi avevi anche quasi convinto della tua innocenza! Invece scopro che sei suo complice! E mezzana! Mezzana? Marco, lascia che ti spieghi. Come sarebbe a dire mezzana? Cosa vuoi spiegare tu? Cosa vuoi spiegare? Che non c'è proprio niente da spiegare qui. È tutto fin troppo chiaro. Marco, calmati. Calmarmi? Calmarmi? Calmati. Ma lascia solo che ti prenda. Altro che calmarmi. Oddio. Ma vieni qua. Oh, no, piede. Ah, no. Ma che giornata. Ma no. Ma ricordami di fare causa ai costruttori di questo mobile. Non ne ho mai visto uno così pericoloso in tutta la mia vita. Ah, che dolore. Ti sta bene? Disgraziata. E tu sei solo un imbranato. Eppure cornuto. Cornuto? Ma lo hai detto pure a lei? E certo, non potevi non dirlo alla tua migliore amica, a quella che fa tante prediche sulla morale, lei. Ma lasciate che ve lo dica, va. Siete proprio una bella coppia voi due. Stammi lontana adesso, stammi lontana. E lei mi dia una mano, per favore. Perché mi hai chiamata mezzana? Perché lo sei? Per favore. Ma come ti permetti? Mi permetto perché ne ho le prove. Io l'ho seguito e l'ho visto entrare qui. Ho suonato e ti ho colta in flagrante nella casa del peccato. Oh, che male, che dolore, vedo le stelle. E lei... Ma non mi lasci in balia di queste due arpie! No, scusami, questa sarebbe la casa del peccato? Sì, certo! E voi due andrete all'inferno diritte, donnacce che non siete altro! Donnacce? Hai detto donnacce? Giuro che se lei non mi aiuta, io la denuncio per omissione di soccorso! E le faccio causa! Ma cosa c'entro io? No, lei c'entra... E come? Visto che se ne sta qui a tranquillo guardare senza intervenire. Lei è peggio dell'ONU. Perché l'ONU? Perché siete tutti uguali voi fighetti, a qualsiasi livello. Ve ne state lì a guardare gli altri che si scannano senza mai intervenire, facendo sì che il più forte abbia sempre la meglio e possa imporre la sua legge. Che male. Se è per questo. Mi sento proprio come uno di quei paesi del terzo mondo, abbandonato da tutti. Ma smettila, Marco. Smettila? Ma tu, piuttosto, bugiarda che non sei altro. Vorresti forse negare che sei qui per incontrarti in segreto con il tuo amante? Con chi? Sì,
signora! Sì! Con lui! Vedi che ho ragione? Non fa nemmeno nulla per nascondersi. Cosa credi sia venuto a fare lui qui, se non per te? Ma piantala! L'ho chiamato io! Ah, benissimo! Facciamo pure i giochini a tre adesso! L'ho chiamato per la lavatrice! Ma inventatene un'altra, che questa l'hai già usata per il tuo amico qui, ispettore diplomatico. Marco, guarda che il signore non è un tecnico della lavatrice. No, ma guarda, ora non lo è più. E sì che è tutta mattina che non fa altro che spacciarsi per tale. Pure lui un bugiardo. Ma mo che bello assortimento facciamo qua dentro, eh? Se mi lascia spiegare un attimo. Ma lei stia zitto, che ha perso ogni possibilità di recupero nei miei confronti. Guardone. Guardone? Beh certo, se loro fanno i giochini a tre, lei non può essere che un guardone. Ma come si permette? Ah, vuole forse negare l'evidenza? Lei è arrivato qui in anticipo, sapendo che loro tre si incontravano a quest'ora. E poi vestito così, ma cosa potrebbe essere? Ma non ricominciamo col vestito! Senti Marco, non so se il signore sia o meno un guardone, comunque oggi non è qui per questo. Cosa fai? Prendi pure le sue difese adesso? La paladina dei deboli, eh? Sempre pronta a difendere tutti, mai una volta dalla mia parte. Senti, io non lo sto difendendo. Ah no? No. E cosa stai facendo allora? Senti, il signore è un ufficiale giudiziario. Boom! La fantasia della signora Rosa Binelli non ha confini. Marco, il signore è veramente un ufficiale giudiziario. Sì, sì, te lo giuro, Marco. Ecco. Ma raccontatene un'altra, dai. E tu hai poco da giurare, eh? E con te i conti li facciamo dopo su di sopra. Ma insomma... Glielo dica lei! Su, avanti, gli mostri un documento, ecco. Va! Sì, glielo dica lei, mi faccia vedere un documento, sì! Hai visto? Avete proprio ragione, è un ufficiale giudiziario. Beh, comunque questo non giustifica la sua presenza. Ma lui è qui per la lavatrice! Ecco, ho scoperto cosa ha causato... Ma zitto tu! Zitto tu, maledetto! Ma adesso sono che ti prenda! No! La mia testa! No! Ma io gli faccio causa, io! Ma io gli faccio causa! Anzi! Faccio causa a tutti, ai costruttori di queste piastrelle antiscivolo, ai costruttori di questo palazzo e a voi che mi avete fatto lo sgambetto e anche a te che sei la padrona di casa. Ah, ma io mi faccio dare un rimborso milionario, statene certi. Siediti. Ah, che male la mia testa. Amore. Stammi lontana! Vai via! Via, non voglio nessuno! La mia testa, la mia gamba, il mio piede... Non preoccupatevi, so già cosa fare! Come prima! Buongiorno! Buongiorno! Si può sapere cosa sta succedendo? Scusi, ma lei chi è? Sono la dottoressa Grisselli, medico di famiglia. Lei piuttosto. No, io sono... No. Mi lasci indovinare. Non lo dico. Non sarà per caso... Un giornalista! Un giornalista? Perché? L'ho riconosciuto dalla giacca! Pure la giacca adesso! Dottore!
Senta, le devo assolutamente raccontare un episodio curioso che mi è appena successo. Lei si occupa di cronaca, vero? Non ho parole. Come tutti i giornalisti. Lei è un vero professionista. Dottoressa. Ometterò i nomi per mantenere segreto professionale. Ma è un episodio che devo assolutamente raccontare. Lo sa, è successo in una palazzina qui vicino. Dottoressa! Oh, che male hai! Un momento, per favore. Non vede che sto parlando con la stampa? No, ma venga qui, per favore! E questo sarebbe il caso urgente? No. Veramente il caso urgente si è già risolto. Solo che nel frattempo se ne è verificato un altro. Ho capito. Non si preoccupi che non muore di certo. Finché si lamenta significa che è vivo. Non ha perso i sensi, perciò c'è tempo. Quindi finisco di raccontare la mia storia al cronista e poi mi occuperò di lei. Ma io gli faccio causa! Zitto tu! Pensi che mi sono trovata a dover medicare la testa di un signore per tutta una serie di graffi provocati da un gatto che gli è caduto in testa. E dove sta il fatto curioso? Beh, ma la cosa curiosa è che il gatto gliel'ha tirato in testa la vicina di casa perché avevano avuto delle questioni di vicinato. È incredibile la fantasia e la cattiveria che la gente dimostra nelle liti coi vicini. Poveretto! Oh, non si preoccupi, signora. Sono graffi superficiali. Una settimana e sarà anche guarito. No, ma io mi riferivo al gatto. Oh, ma lui non si è fatto nulla. Signora, i gatti hanno 7 vite. Già, ha proprio ragione. Non come certi uomini. Ah, che male. Cosa ci fa qui tutta questa gente? Ma... Sangue! Oddio, oh, tieni! De Boluccio il pignoratore! Perché pignoratore? È quello che è! Ma non è mica un giornalista! No! E allora la mia storia non la pubblica nessuno? Per questa volta temo proprio di no. Tu guarda che sfortuna, gli ho raccontato tutto per niente. La ricevuta! Non l'ho ancora trovata! Signora, aspetti, devo dire una cosa. Zitto! Zitto tu, che abbiamo ancora un conto in sospeso noi due. Insidiatore di mogli altrui. Sorreggetemi le gambe, per favore. Ah, che male. Tu zitto. Ah, sì? Sì, lei si tranquillizzi un po', altrimenti sarò costretta a fargli un'iniezione. Sì, mi calmo. Ma me la pagherà, statene certi. E tu non pensare di passarla liscia, eh? Che male. Piano! Ma che mani da manovale che ha! Le ho detto di stare tranquillo! Io credo che il mio lavoro sia finito, eh! Sì! Ma lei ha proprio finito! Ma venga qui! Venga qui! Adesso basta, La mia testa! Una fiala di queste e vedrà. Al risveglio si sentirà una persona ben diversa. Sedativo, che così almeno si tranquillizza un po', insomma. Speriamo. Sì. Ma signora. Sì. Io prima di andarmene volevo dirle una cosa. Che ho trovato cosa ha causato il guasto alla lavatrice. Ah! È stato questo foglietto che ha intasato il filtro.
e l'acqua è uscita. Un foglietto? Questo. Faccio vedere. Smancerie. Poi, una volta ottenuto quello che volevate, grazie, è stato bello. Quando va bene. Perché nella maggior parte dei casi non dite nemmeno grazie. Stronzo, addio. Ma senti, aspetta. Sì, no, non ti preoccupare, lo so già. Dirai che è colpa mia, che siamo adulti, che cercavamo tutti e due un'avventura. Vattene, sparisci, non farti più vedere, ti odio. E il mio lavoro qui è finito. Ah, sì. Ed è finita. Grazie, grazie ancora. Per il dovere. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Beh, visto che tutto si è risolto, toglierei il disturbo anche io. Ah, va bene. Controllate il vostro amico. Se è risveglio dovesse sentirsi male, chiamatemi. Comunque, la ferita è superficiale, quindi un po' di ghiaccio e la cosa si è risolta. A proposito, come ha fatto a farsi male alla testa? Ha sbattuto la testa sul pavimento. E come ha fatto? È inciampato? Zoppicava perché si era fatto male anche un piede. Pure al piede? Sì. Proprio una mattina tranquilla, insomma. Non lo dica a me! Beh, allora, se dovesse aver dolore, le dia una di queste pastiglie. Va bene. Va bene? Grazie mille, grazie. Arrivederci, oggi ne ho di cose da raccontare. Arrivederci, grazie, dottoressa. Eppure io ne ho di cose da raccontare oggi. Ma da domani mi prendo una super vacanza. Rosa? Sì. Se n'è andato? Sì. Vabbè, dai, non essere triste. Era quello che volevi, no? Certo. Certo. Senta lei, dato che c'è, mi dia una mano a portare via mio marito. Se si sveglia? Ma credo che adesso dormirà per un bel po'. Donnaccia! Sì. Donnaccia che non sei altro! Dai, vieni con me. Rancore. Arrivederci.
Speriamo di no. Speriamo. Però forse... No, lasciamo perdere. Addio. Addio. Che giornata. Da domani torno a lavorare. Richiesta di risarcimento, tanto uno più uno meno. Si è più ripresa la sua amica? Quale? Quella incinta, affetta da saturazione. Ah, quella... sì, svenuta. Sì, sì, Sandra. Sì, sì, tutto a posto. Ah, bene, bene. Avete dato una festa, eh? Ho sentito tonfi, salti, gente che urlava. Ma no, ma quello è il signor Rallo che è caduto sul pavimento. Quello che si è fatto male alla mano. Proprio lui. E come mai? È inciampato perché zoppicava. E si è fatto male? Ma una cosa da niente. Ah, meno male. È stato fortunato che c'era qui il suo amico. Quale? Il dottore, quello... quello vestito da agente delle tasse. Ah, si vedeva tanto? Che cosa? È che era vestito da agente delle tasse. Sì, certo, certo. Io sono una che se ne intende. Pensi che una volta ho visto un film con Gregory Speck. Signora, quello lì, quando ha visto il sangue, è svenuto. Allora è l'aria. Come sarebbe a dire l'aria? Con l'altitudine l'aria è più rarefatta e se uno non è abituato può perdere i sensi. Le ricordo che qui siamo al quarto piano. Quindi? Ma che discorsi sono? Ma sì, una volta ho visto un programma televisivo dove c'era un esperto scalatore che raccontava le sue esperienze e diceva che più si sale in quota più servono le bombole, perché se no... Signora! Signora, quando avrò bisogno di chiedere un giudizio su qualcuno o di avere più informazioni sul grado di saturazione dell'aria, sicuramente la mando a chiamare, eh? Ma adesso, se non le dispiace, ho ancora la casa sotto sopra. Dai, arrivederci. Sempre voglia di far baldoria, Beata gioventù! Arrivederci! Però è una... Arrivederci! Fuori! Ma non ho invitato a cena! Fuori! Arrivederci! Fare la casalinga!
Pa 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 p